Siamo con Andrea Castelli, direttore sportivo del Corato. Iniziamo a parlare di questa nuova avventura. Tu sei uno dei promotori del ritorno del calcio a Corato. Innanzitutto perché, soprattutto perché voi siete di fuori Corato, e quali sono gli obiettivi di questa squadra? Allora, gli obiettivi, i giocatori parlano chiaro, sono da vertice, cioè noi miriamo a portare il Corato in una categoria che merita. Stiamo mettendo tutta, stiamo intervenendo sul mercato con le giuste pedine, però è ora dobbiamo cercare di sviluppare più gioco possibile per cercare di capire se va bene così o intervenire altrove. Il nostro obiettivo è, come ripeto, stare ai vertici, e perché siamo venuti noi, perché siamo noi di fuori a prendere il Corato. È nato tutto per gioco, da un incontro, da un caffè, e abbiamo deciso effettivamente, perché no, facciamo questa scommessa, cresciamo insieme in questa società e vediamo un po' cosa salta fuori. Beh, effettivamente posso dirti che è stata una bellissima esperienza, lo sarà, perché spero che non avrà un breve percorso, spero che durerà tanto, però la strada è lunga, è piena di buche, però abbiamo la stazza non solo fisica ma anche atletica per poter superare tutto ciò, e me lo auguro veramente per la città di Corato e tutti i tifosi coratini. La scommessa più grande siede in panchina, perché mister Merafina è al primo anno coi senior, e questa è la scommessa più grande, e ci avete puntato praticamente tutto. Sì, è un obiettivo che ci siamo prefissati, creare una società nuova, piena di nuove figure, come dare una squadra così importante a un mister con pochissima esperienza, ma con tanta voglia di fare. È un ragazzo veramente volonteroso, studia tanto, mette in pratica tutto lo studio sul campo. Ci stiamo mettendo a disposizione noi come società per cercare di farlo lavorare in serenità, e devo essere contento anche del contributo dato anche dai tifosi, perché ci stanno sempre vicino e spero di ricambiare con tante vittorie. E infine si parte invece da delle certezze per quanto riguarda i giocatori. Avete riconfermato Antonio Asselti, il capitano quest'anno, giocatore che ha vestito per diverso tempo la maglia del Corato. Siete ripartiti da un bomber che ha lasciato il segno qui in questa piazza, ovvero Corrado Uva. Sì, dare la fascia di capitano a un coratino mi sembrava la cosa più corretta e giusta che dovevamo fare, perché è giusto che si dia il palcoscenico a un giocatore di Corato, non solo perché di Corato, perché effettivamente atleticamente è molto quotato, ed è giusto che sia premiata anche la sua dote atletica e anche come persona che ha delle grossissime responsabilità da capitano. Corrado Uva lo conoscete benissimamente, è un calciatore noto qui nella zona, è limitrofe, città limitrofe, e poi tanti altri, come avete ben visto. Non è una squadra creata per affrontare un campionato di prima categoria, ma ben altro. Però ripeto, sarà il campo a decidere se siamo bravi oppure no. Se riterremo opportuno interverremo sul calciomercato, se no andremo bene anche così.